Oggi faremo una serie di esercizi dedicati alla flessibilità, incentrati soprattutto al raggiungimento delle spaccate sagittali e frontale. Iniziamo con una corsetta sul posto in modo da alzare la temperatura del nostro corpo. Seguiamo con 30 jumping jack. Respiriamo, allunghiamo le braccia e giù in piena seconda e torno su, piano piano, vertebra per vertebra, l'ultima cosa è la testa. Ripetiamo, respiro e vado giù. Cammino avanti con le braccia e spingo il petto al pavimento per 5 volte. La mano sinistra prenderà la caviglia destra e andrà in torsione. Ritorno al centro, premo il petto al pavimento per 5 volte e il mio braccio destro prenderà la caviglia sinistra e torsione. Torniamo in centro e pieghiamo prima la gamba destra e poi la sinistra per 10 volte. Andiamo avanti, torniamo su, srotolo vertebra per vertebra, l'ultima cosa a sedere la testa, porto le braccia in avanti e torno su, ripeto l'esercizio, la schiena deve essere bella piatta, mi raccomando, e torno su srotolando. Questa volta effettuerò 10 piegamenti, 10 squat, mi raccomando, le ginocchia devono spingere verso l'esterno. Quindi non portate le ginocchia verso l'interno. Poggio le mani al pavimento e solleverò i talloni per 10 volte. Plié alla seconda, mi raccomando, ruoto i piedi sempre verso l'esterno, mani alle ginocchia e spingo il bacino al pavimento. Porterò in avanti la spalla destra, passando dal centro e poi la spalla sinistra, tutto questo per 10 volte. Rimanendo sempre alla seconda, rotazione del bacino, prima a destra e poi a sinistra. E vado sulla gamba destra e sposto il bacino prima a destra e poi a sinistra per 10 volte. La sensazione è quella di spingere le anche al pavimento.
alzato le anche per 3 volte. La sensazione è sempre quella di spingere il bacino verso il pavimento. Da qui molleggiamo per 10 volte. Rotazione del bacino, prima a destra e poi a sinistra. Appoggio il collo del piede della gamba tesa al pavimento, doppio molleggio e slancio la gamba dietro. Faccio questo esercizio per 10 volte. Ora 10 développé con la gamba frontale, quindi porto su la gamba che avevo avanti e ritorno alla posizione di partenza. Tutto questo per 10 volte. Cerco di tenere la posizione per qualche secondo e torsione del busto. Cerco sempre di spingere le anche al pavimento. Ritorno in posizione. Cerco di resistere, lo so che non è piacevole, ma tutto questo è molto efficace. Appoggio le mani al pavimento e di conseguenza i gomiti. Nel video mantengo la posizione per 30 secondi. Voi cercate di restare appunto in posizione il più possibile. Stessa cosa stendendo le braccia. Andiamo ad allungare la gamba piegata e cerco di portare il naso al ginocchio, la sensazione è quella. Piede in flex, allungo bene. Ritorniamo nella posizione di partenza e andremo a slanciare 10 volte la gamba posteriore. Ora 10 piccoli slanci.
e andremo a piegare il ginocchio 10 volte mantenendo la gamba in posizione. Cammino avanti e premo con il petto verso il ginocchio. Premiamo 10 volte. Mentre torniamo indietro, cerchiamo di appoggiare il naso al ginocchio. Torniamo nella posizione di partenza e andrò a prendermi il piede con il braccio opposto. Allunghiamo bene il quadricipite. Da qui, sempre spingendo le anche verso il pavimento, cerchiamo di stendere un pochino la gamba avanti. Mi raccomando, la mia sensazione deve essere sempre quella di portare il bacino al pavimento. Cerchiamo di tenere il più possibile la posizione. Cerchiamo di tenere la posizione almeno per 30 secondi. Ora provo a stendere e ad andare in spaccata. Cerchiamo di tenere la posizione almeno per 2 minuti. Man mano che prenderete confidenza con questi esercizi, dovrete arrivare a tenere la spaccata fino a 5 minuti. È importante mantenere una posizione corretta delle anche. Le anche dovranno essere allo stesso livello. Non molleggiate, ma fermatevi nel momento in cui sentite che inizia a darvi un pochino di fastidio. Solo mantenendo la posizione riusciremo ad allungare il muscolo e a raggiungere piano piano la spaccata. Sciogliamo le gambe e siamo pronti a rifare tutto dal lato sinistro. Nel prossimo video andremo a vedere come allenare e come raggiungere la spaccata frontale. Io vi consiglio questo allenamento 3 volte a settimana. Ho visto i progressi delle mie ragazze, alcune di loro non avevano una buona flessibilità, non avevano le spaccate. Ma seguendo regolarmente questo piano d'allenamento hanno raggiunto tutte quante, sono fiera e orgogliosa di dirlo, hanno raggiunto tutte quante un'ottima flessibilità, in parole povere hanno raggiunto la spaccata a 180. L'unica cosa che dovete avere è tanta pazienza, tanta costanza e non dovete avere fretta, dovete dare tempo al vostro corpo di cambiare. Io vi auguro un buon allenamento e ci vediamo al prossimo video.